Caratteristiche dei segni zodiacali. Bilancia. Iniziamo col dire che la bilancia copre un arco temporale che va dal 23 settembre al 22 ottobre. Il pianeta che domina questo segno zodiacale è Venere, l'elemento che maggiormente lo contraddistingue è l'aria, mentre il metallo che viene comunemente associato a questo segno è l'argento, o il rame. Di fatto, questi due elementi, combinati insieme, aiutano ad essere più sereni e salvaguardano dalla solitudine. Già, perché chi è della bilancia detesta restare da solo, e si sente appagato solo se si trova in compagnia di amici o del partner. Proprio per questo, si sforza di comportarsi sempre in modo corretto, al fine di mantenere nel migliore dei modi i propri rapporti sociali. Disinvolti, senza pregiudizi, pratici e destrosi. Chi è nato sotto il segno della bilancia possiede tutte queste innate qualità. Oltre, ovviamente, ad uno charme naturale e catalizzatore. Tuttavia, per quanto ami stare in compagnia di altre persone, la bilancia può essere definita impersonale e maniaca del controllo. Soprattutto in ambito sentimentale. I nati sotto questo segno, tra l'altro, si caratterizzano per una capacità innata nel programmare. Infatti, sono grandi strateghi e possono rivelarsi mediatori capaci, soprattutto in situazioni delicate o complicate. Attenzione però! Le donne che sono nate sotto questo segno prediligono la raffinatezza e l'eleganza, mentre l'uomo si presenta come persona virile e piena di autocontrollo. Non è un segreto che i nati sotto il segno della bilancia amino la ricchezza ed il successo. Tuttavia, sono anche pervasi da un desiderio di svago e di pace. C'è un piccolo neo. La bilancia, per quanto ami la compagnia, è caratterizzata da mille sfaccettature. Soprattutto quando si parla di sentimenti intimi, come abbiamo già accennato. Per quanto possa conquistare una persona, si mostrerà sempre impersonale e svogliata. Ovviamente, tutti gli appartenenti a questo segno amano essere corteggiati, e la pigrizia li caratterizza inevitabilmente. Se possono, infatti, delegano ogni compito. E per convincere un collega, o un amico, ad aiutarli in un lavoro, non esitano ad utilizzare il loro charme. Proprio per questo, si può dire che la bilancia ha una morale piuttosto elastica, e con paletti non ben delineati. In definitiva, la bilancia può essere definita, amichevolmente, una simpatica canaglia, a cui è difficile dire di no. Proprio per questo, tale segno zodiacale può essere amato ed odiato contemporaneamente. Caratteristiche dell'uomo bilancia. Quali sono le caratteristiche principali da ricercare in un uomo appartenente ad uno dei segni più fascinosi e capaci di piacere, per introspezione e charme, a moltissime persone? Stiamo ovviamente parlando dell'uomo bilancia, uno dei migliori ascoltatori di tutto lo zodiaco. Una persona dotata di valido senso estetico, capacità di distinguere la bellezza e dare importanza ai comportamenti e caratteri gentili, è quello che possiamo trovare in un uomo bilancia, che preferirà sempre prendere, anche in caso di conflitti e liti, la strada del dialogo e della reciproca comprensione. L'uomo bilancia è, come sappiamo, un segno d'aria. Per questo motivo, sarà una persona di certo a volte un po' volubile ed instabile, forse indecisa, ma molto delicata e premurosa, fino a comprendere le vere necessità di amici e conoscenti. È l'uomo del sesto senso, molto diplomatico, anche quando molti interlocutori potrebbero meritare tutt'altro trattamento. Per lui, viene sempre il rispetto dell'altro, che viene espresso, attraverso parole cortesi e i gesti graditi. Il bisogno dell'uomo bilancia di essere amato e compreso a sua volta è notevole. Difficilmente ci sfuggirà il suo umore instabile, l'irritazione che di tanto in tanto può manifestare e la sensibilità nei confronti del quotidiano. Per questo motivo, la compagna ideale può essere individuata nella donna gemelli,
capace di enfatizzarne i tratti maggiormente raffinati, offrendogli però un solido equilibrio interiore. Ovviamente, per converso, l'uomo bilancia avrà più difficoltà a legare, con persone appartenenti al segno dell'Ariete, decisamente più pratiche e brucianti. Tuttavia, nulla esclude che si possa trovare anche in un segno di fuoco, una personalità che, pur dirompendo, sia in grado di rispettare gli spazi richiesti da questo sensibilissimo segno, condividendone gli ideali più generosi. Caratteristiche della donna bilancia. Il segno della bilancia nasce come emblema dei rapporti stabili e delle associazioni sagge e ponderate tra persone o coppie. È quindi del tutto naturale che le donne nate sotto questo segno zodiacale siano tra le più posate, riflessive ed equilibrate dei 12 segni. Moltissime donne bilancia vivono in funzione di un rapporto sentimentale, o comunque di fiducia, per il quale sono disposte a sacrificare molto tempo, e naturalmente risorse. Non stupisce, quindi, che le rappresentanti femminili della bilancia siano costantemente alla ricerca di un equilibrio presente, uno status quo, che però non suggerisce mai una completa sicurezza o certezza, per quanto molte ragazze e adulte di questo segno appaiano ferme e stabili nei loro giudizi, che tendono comunque a tracciare, con razionalità e sentimento, allo stesso tempo. La presenza di Venere nel segno assicura alle donne bilancia la capacità di saper distinguere l'importanza dell'amore nella loro vita, fino a farne, in certi casi, un obiettivo fondamentale. Una buona parte di donne bilancia ritiene inoltre la coesione con gli altri una scelta prioritaria per la stabilità delle loro relazioni. Perciò, nonostante alcuni gruppi sociali possano non piacerle, tenderà sempre a voler integrarsi, anche con chi non apprezza particolarmente, purché non comporti squilibri ai suoi valori, in cui crede con fermezza. La donna della bilancia ricercherà oltremodo molto affetto, senza distinguere particolarmente tra chi sarà disposto a offrirglielo. Per lei è importante sentirsi al sicuro. Da come si può intuire, la donna bilancia è profondamente turbata dalla possibilità di conflitti fuori e dentro dalla famiglia. Per questo motivo, esiterà ad instaurare amicizie strette con chiunque, preferendo un rapporto più formale e basato sul semplice scambio di interessi. Anche questo è uno dei tanti tratti che la rendono unica e complessa nel suo modo di agire, sia in coppia che in gruppo. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.